E parliamo adesso della situazione della ripresa sociale ed economica e commerciale del paese. Le misure e gli investimenti messi in campo dal governo nazionale stanno dando ragione al presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ma vediamo. Prima ricordo all'ex sindacalista della CGIL e segretario del PD Guglielmo Epifani, scomparso l'altro ieri a 71 anni, poi le misure del governo che stanno riportando l'Italia alla lenta ma graduale normalità. L'onorevole di Italia Viva, la molisana Giuseppina Occhionero, con il suo gruppo pronta a sostenere la fiducia al Premier Mario Draghi per quanto svolto a favore del Paese attraverso rigore e buonsenso. Il perimetro di questo provvedimento, quindi fino ad oggi, si pone in un'avviata riapertura, che è l'unico ristoro possibile per tutte le attività che finora hanno sofferto per le gravissime conseguenze della pandemia. Ristori necessari, come abbiamo detto, in sicurezza, sicurezza della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E le modifiche che il Parlamento fin qui ha apportato in fase di conversione sono state rese possibili sotto la diretta conseguenza di un importante e decisivo cambio di passo del Paese. Ricordo solo a me stessa quanto noi siamo stati contestati, perché Italia Viva era stata considerata la forza politica che aveva agevolato e spinto, nonché accompagnato, questo rivoluzionario percorso che oggi si è rivelato vincente. Il decreto prevede una serie di misure dirette ad allentare le limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura di tutte le diverse attività soggette a limitazione. Inutile rappresentare quanto già qui è avvenuto, sia in termini di cessazione del divieto di spostamenti in entrata e in uscita dei territori, e abbiamo visto che fino a ieri, 7 giugno, il coprifuoco si è spostato dalle ore 24 e che dal 21 giugno cesserà di applicarsi ogni limite orario a tutti gli spostamenti. E voglio menzionare ancora la riapertura delle scuole. Finalmente le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno potuto completare l'anno in presenza, e nonché i ristoratori che hanno potuto riprendere le loro attività, da prima all'aperto, ma ora finalmente anche negli spazi interni. È uno dei risultati più importanti per questo settore, quello della ristorazione, che ha pagato in termini economici, ma non solo, l'aggravarsi della diffusione della pandemia. E poi finalmente riaprono i musei, le palestre, le piscine, tutti i luoghi di cultura, di socialità fondamentali per la nostra formazione e il nostro benessere. Dal 1 luglio riapriranno anche i centri termali, i parchi tematici, e dalla prossima settimana finalmente ritorneranno le cerimonie, i matrimoni e gli eventi. Seguono poi in questo provvedimento una serie di proroghe che garantiscono la continuità amministrativa degli enti locali, il sostegno al trasporto aereo e tutte quelle misure tese a fronteggiare il coronavirus che giorno dopo giorno, inoculazione dopo inoculazione, stiamo vincendo, ma non abbiamo ancora abbattuto, e che purtroppo ancora uccide, e rispetto al quale non dobbiamo mai abbassare la guardia. Per tutti questi motivi, e con convinzione e con orgoglio, che annuncio il voto favorevole a nome del gruppo di Italia Viva alla fiducia posta dall'Esecutivo su questo provvedimento.